L'ictus cerebri, cosa dobbiamo sapere prima e dopo? Questo è il titolo dell'interessante convegno sulla salute organizzato da ANAP, Confartigianato Persone Cuneo, presso la Casa Regina Montis Regalis al Santuario di Vicoforte Mondovì. Il problema, come sottolineato negli interessanti interventi, è dunque non solo curare, ma anche prevenire la malattia. Anche quest'anno l'ANAP di Confartigianato punta il suo obiettivo sulla salute, sul benessere, sulla prevenzione e si parla dell'ictus. Sì, una giornata significativa, come sono state significative tutte le giornate che hanno caratterizzato questo appuntamento annuale dell'ANAP per analizzare quella che è una problematica di carattere personale, di carattere legata alla salute di tutti i soggetti che sono coinvolti nell'ambito di Confartigianato Persona e nell'ambito dei pensionati artigiani. Quindi si ripete questa esperienza positiva caratterizzata da sempre una partecipazione ampia di pensionati artigiani e in questo modo diamo valore a quello che è il percorso di Confartigianato Persone Nazionale calato sui territori per valorizzare l'azione del sistema dell'artigianato a favore della persona e a favore dell'artigiano. ANAP che parla di salute, ma non soltanto di salute. Sì, ANAP parla di tutto ciò che è di interesse del pensionato e in modo particolare anche di tutti quegli aspetti che riguardano la socialità e l'aspetto politico dell'inserimento del pensionato all'interno della società. In un momento di difficoltà e di crisi come questo, indubbiamente i pensionati sono quelli che pagano le conseguenze della crisi, innanzitutto perché la rivalutazione delle pensioni non è legata al reale cambiamento del potere di acquisto. E poi in quanto i pensionati contribuiscono in modo significativo alla continuità della vita familiare e contribuiscono in modo significativo ad aiutare i figli, molto spesso in situazioni di criticità dovuta o alla mancanza di lavoro o addirittura situazioni di non impiego. Quindi un ruolo sociale importante che va difeso e anche perché i pensionati, non dimentichiamoci, rappresentano quello che è stato il passato della nostra economia, ma sono stati coloro che hanno contribuito a creare il benessere di cui oggi usufruiamo. La zona di Mondovì, di Confartigianato, anche quest'anno è la capitale della salute con il convegno dell'ANAP. Quest'anno si parla di ictus. Sì, e io ringrazio nuovamente gli organizzatori, i dirigenti dell'ANAP per aver ancora scelto il nostro territorio per organizzare questi eventi e soprattutto vorrei rimarcare la notevole presenza che dimostra quanto comunque i nostri artigiani, ancorché in pensione, sono attenti sempre a quello che è, a quello che possono essere certe patologie anche molto invalidanti o addirittura diciamo così, che possono cambiare la vita di tutta una famiglia. Questa attenzione è rivolta sicuramente a quello che può essere un momento di vita che cerca in qualche maniera di ottemperare a comportamenti diversi e che portano quindi a scelte di vita che possano tenere lontano questo tipo di patologie. E quindi grazie veramente a tutti i partecipanti che si dimostrano proprio attenti a queste cose. Abbiamo visto che c'è una percentuale molto elevata dell'ictus che colpisce la popolazione. E quindi quest'anno si è pensato, visto questa percentuale così elevata, di andare su questo tema appunto, come dicevamo, di fare prevenzione. Ogni anno questo appuntamento è in calendario, nella programmazione dell'ANAP e ogni anno c'è una grande partecipazione, quindi una sensibilità, un'attenzione particolare da parte degli associati. Sì, è vero, è una cosa che meraviglia anche noi perché questa partecipazione così elevata alla giornata della salute praticamente incentiva a ripeterla, ma nello stesso tempo si vede che è una cosa che interessa molto e interessa a tutti i nostri soci.
Parliamo dell'ANAP in generale, questo è un appuntamento, la giornata della salute, ma ci sono tante altre iniziative. Sì, è vero. L'ANAP alterna giornate così di convegni, ma si alternano anche giornate di svago, di cultura, e quindi noi poi proseguiremo con le altre giornate per quanto riguarda la festa provinciale, ma per quanto riguarda un'altra giornata sulla salute che è la giornata dell'Alzheimer, e poi ci aggreghiamo anche alle manifestazioni regionali, oltre a fare visita ai musei, alle pinacoteche, e insomma, e poi partecipare, poi praticamente organizzare concerti e quindi tutta la parte culturale. L'ictus è una patologia che verosimilmente è prevedibile e prevenibile, va prevenuta però nelle fasi iniziali della vita, cioè bisogna comunque mantenere certi stili di vita e fare determinati controlli un po' per tutta la vita, così come per tutte le malattie degenerative, in quanto l'ictus non è altro che l'espressione di una degenerazione vascolare che danneggia poi il cervello piuttosto che una patologia cardiaca che porta all'infarto. Quanto conta lo stile di vita? Conta perché se fossimo tutti più magri, senza macchine, più biciclette, più camminare, meno sigarette, probabilmente avremmo molti medici disoccupati, perlomeno per questo tipo di patologie. Si può curare l'ictus? Poco, nel senso che nel momento in cui muoiono le cellule cerebrali non si riesce più a garantire che queste rinascano, e quindi non possiamo più recuperare parti del corpo che sono perse, cioè se un muscolo non si può più muovere perché manca lo stimolo a livello centrale, quello non si muove. Si può recuperare, cioè riutilizzando tutta la muscolatura che ancora funziona, rieducandola, quindi riuscire a recuperare un po'.